ristorazione in hotel, nuova frontiera del fuori casa, un mercato esplorato dall'osservatorio Sonda. Il ristorante dell'hotel diventa il ristorante in hotel. Ascoltiamo il contributo di Laura Gazzolo. Ecco le città dove si mangia meglio secondo Taste Atlas. Oreca Short News è offerta da... Buongiorno, bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Oggi parliamo di ristorazione in hotel, che in molti vedono come una nuova frontiera per i consumi fuori casa. Quindi l'albergo non più e non solo come la location dove andare a dormire in vacanza o per lavoro, ma un vero e proprio attrattore per esperienze fuori casa a 360 gradi, dove la ristorazione può fungere da vero e proprio elemento calamitante. Secondo un'indagine realizzata da Osservatorio Sonda, la percentuale delle persone che consuma un past pranzo cena nel ristorante di un hotel è in netto aumento, in particolare anche tra chi non soggiorna nel medesimo hotel. Negli ultimi 12 mesi, oltre il 50% degli intervistati ha cenato in ristoranti di hotel e il 16,9% l'ha fatto in almeno 6 ristoranti diversi, segno che non si tratta solo di una casualità o di un'esigenza, bensì di una scelta e di una nuova tendenza, in particolare tra una clientela alto spendente. Si può fare meglio? Certamente sì, lo hanno detto a chiare lettere i professionisti del settore intervenuti in un convegno a Tutto Food, dove si è parlato espressamente di ristorazione in hotel. La sfida è quella di trasformare il ristorante dell'hotel nel ristorante in hotel, luogo che viene scelto non tanto per andare a dormire, ma per la sua cucina e per il servizio da chi sceglie di mangiare fuori casa. Il nodo da sciogliere, di cui hanno discusso i relatori del convegno, è quello di fornire un servizio di altissimo livello, investendo su personale qualificato in un contesto sostenibile e individuando fornitori di alto livello in grado di garantire continuità del servizio ad un locale che potenzialmente può attirare una clientela attenta ma molto diversificata. Sul tema abbiamo raccolto il qualificato commento di Laura Gazzolo, General Manager di AC Hotel Genova. Sì, gli hotel secondo me in futuro devono essere la nuova frontiera del consumo fuori casa. E abbiamo lottato in questi ultimi anni nel far tornare i conti, perché comunque abbiamo avuto diciamo delle grossissime difficoltà, come sappiamo, e quindi il food and beverage negli hotel è sempre un reparto abbastanza complesso. Sapete quanta cura ci vuole sia nella gestione del personale che nella selezione del prodotto e nel creare un'offerta completa, accattivante per il cliente che viene da fuori, quindi il famoso cliente esterno, noi lo chiamiamo per il momento, e già questa è una mentalità che va cambiata. Credo che però tutti si stiano muovendo in questa direzione, le compagnie alberghiere sicuramente lo hanno capito e quindi ci aspettano degli anni interessanti. Ciao Giuseppe e un saluto agli ascoltatori di Oreca Channel Italia. Pubblicata in questi giorni la classifica redatta da Taste Atlas, portale internazionale che si occupa di cibo e viaggi. Scopriamo con piacere che nella top 5 delle città dove si mangia meglio al mondo ci sono 3 italiane. Al quarto posto c'è Napoli, al secondo la nostra capitale Roma e al primo posto Firenze, prima al mondo per Taste Atlas, dove si mangia meglio. Sempre secondo Taste Atlas, i piatti italiani più popolari sono la pizza, il risotto alla milanese, le tagliatelle al ragù alla bolognese, la carbonara e i ravioli. Che dire, buon appetito e a risentirci a domani. Ciao!